Benvenuti ragazzi a questo nuovo video di Davide Lomba 566 ragazzi. Partiamo subito con un nuovo trucco di magia. Ragazzi, magia? No, non è pura magia perché c'è un trucco sempre dietro. E io oggi ve lo spiegherò con il tutorial, cioè la spiegazione del trucco. Allora, il trucco è un trucco riguardante le carte e consisterà nell'indovinare una carta, cioè delle carte, ovviamente scelte da voi, e inegualmente, sorprendentemente, bellissimamente, io vi presento le carte dal negro, ragazzi. Dal negro, sì. Dal negro, sì, così. Quindi, andiamo a scartare le carte. Visto che queste carte ormai l'abbiamo prese, vedi? Dal negro, osserviamo bene, sì, osserviamo bene, dal negro, con la scritta rossa, con il cavallo, dal negro, le carte, bene, ritornaci dal negro, sì, ritornaci, ecco, sì, ha preso la strada giusta, meno male, guarda, se no che dispiacere. Allora, cominciamo il nostro trucco di magia. Qui ce lo conferma l'asso, ragazzi. Ce lo conferma l'asso. Sì. Ce lo conferma l'asso. Dal negro. Ce lo conferma l'asso. Ok. Non ci farà distinguere, quindi partiamo subito. Allora, io ho un mazzo di carte normalissimo, ragazzi. Vi spiego che è normalissimo. Super normale, iper duper, super extra, iper super normalissimo. E vi spiego anche che non ci sono carte girate. E quindi non ci sono carte girate. Ok, non ci sono carte girate. Visto che, bene, lo sapete, visto che lo sapete, ora andremo a fare una carta, andremo a fare la magia. Quindi dite al vostro spettatore che il mazzo è normalissimo, poi vi dirò la preparazione. Quindi dividiamo il mazzo in due parti uguali. A caso, no? Ok? Parti uguali. Quindi. Mazzo normalissimo. Carte iper, super, ultra, mega, ultra normale. Ok. E andremo a stenderli verticalmente. L'importante è verticalmente, ma girate. Ok. Con le mani, ma anche con le mani. Io faccio con le mani, ma voi potete fare con fare con le dita e perfezionare poi con le mani. Ora che abbiamo fatto, non fate caso a delle voci che sentite. Fate caso alla mia. Visto che quindi lo spettatore, voi dovete dire, il mago dovrà dire, di scegliere due carte. Cioè una carta in questo mazzo e una carta in questo mazzo. Scendiamo. Ok. Quindi abbiamo. Ok. Io non le vedo, non le sto vedendo. Quindi poi le rimettiamo nel mazzo. Oppure lo facciamo mettere a lei nel mazzo, ok? Di rimettere nel mazzo. E quindi non è importante la posizione, ripeto. Quindi noi andremo a posizionarle qui, ok? Si chiude. La carta in questo mazzo dispersa. Per essere più sicuri, ragazzi, mischiamo.
Tanto noi maghi non ci costa niente, potremmo fare tutto e anche l'impossibile. Maghi che poi non è che siamo tanti maghi, cioè siamo dei maghi professionisti, penso di no. Mischiare bene. Ok, e questo, e con questo abbiamo fatto. La carta è dispersa totalmente. Avete sentito la musichina di Natale? Ma non fateci caso. Abbiamo questi due bellissimi mazzi che per noi maghi non si dovranno mischiare. Quindi ora la parte fondamentale, ragazzi, andremo a avete capito? Ad indovinare la carta, ovviamente, ragazzi. Ui. Partiamo subito, ragazzi. Con questa, ora, io. Siccome sono stato io a scegliere la carta, quindi mi leggerò nel pensiero con lo specchio. Sì, con lo specchio. Ciao, specchio! Il cervello sta lavorando, tutti questi rumori. No. Sta lavorando una cifra. Il mio si è calmato, se no scoppiava. Come facevo a compilare tutti i problemi? Una tragedia, sì, una tragedia. E quindi, in questo mazzo, vediamo un po' qual era la carta. Mi leggo nel pensiero. Mi leggo nel pensiero. Mi leggo nel pensiero. Vedo un po' sfocato, ragazzi. Vedo un po' sfocato. Sì, vedo un po' sfocato. Vedo un po' sfocato. Scusate. Sì. Quindi, visto che non riesco a trovare la carta, ragazzi, sarebbe meglio finire il video qui? Ma no, certo che no! Passiamo alla spiegazione. Allora, io non l'ho fatto per bene, non sono un mago professionista, ma voi saprete dare di meglio, anzi, molto meglio di me. Ma super! Quindi vi spiego un po' come si fa. In sostanza, la sostanza di questo video è arrivato. Sì, by YouTube. Scusate, mi sono un po' presa. Allora, dovete avere un mazzo pari e un mazzo dispari. Cioè, un mazzo con le carte pari e un mazzo con le carte... Praticamente, dovete avere un mazzo con le carte pari. Cioè, dispari, scusa. Scusate. Quindi tutte dispari. Dalla prima all'ultima, ok? Non vi sbagliate. E un mazzo con le carte pari. Ok, dalla prima all'ultima. Ora ricontrollo bene anch'io. Ok. Quindi quindi poi mischiate, cioè, fate, questo è il mazzo pari, questo è il mazzo dispari, questo è il mazzo pari. Ok. Mischiate. Non mischiate, sovrapponetele e basta, soltanto. Poi dite che è normalissimo, tanto lo spettatore, scusate, non si accorgerà che avete delle carte pari e dispari, cioè una da una parte e una dall'altra. Poi, allora, andremo a dividere il mazzo. Ora io ho detto che cioè era più o meno la metà, però andare a dividere il mazzo proprio quando finiscono le carte pari e iniziano quelle dispari. 4 è pari e 3 è dispari, quindi
le dividiamo, le dividiamo e le mettiamo, ok? Pa, queste pari e queste dispari, e le mettiamo qui. Le giriamo, ragazzi. Poi, ora capisco perché ho sbagliato. Poi, ok? Le mettiamo in questo modo, verticalmente, soprattutto girata, girate. È molto molto importante, perché se erano girate in questo modo non si potevano fare, se erano dal davanti, no, dal di dietro. Quindi lo spettatore sceglierà le due carte. Quindi sono il 6 di pic e il 3 di cuori. Okay. Questa è ovviamente dispari e questa è ovviamente pari. Quindi non si metteranno, ora si metteranno, ecco qui, ma non si metteranno, ecco, nel mazzo come ho fatto io, ma per fare, voi dite, per fare più trambusto, più confusione con le carte, si invertono, capito? Questo è il mazzo pari dove sta la carta pari e questo è il mazzo dispari dove sta la carta dispari. Mazzo pari e mazzo dispari. Si mettono, allo spettatore potete far mettere o semplicemente scegliere di metterle voi stessi. E ora il gioco è fatto. Mischiate le carte quanto volete, tanto l'ordine non è importante. Un'ora, due ore, tre ore, quattro ore. Questo è un trucco, ragazzi, che stupirà i vostri amici. E potete fare anche delle scommesse. Io vi insegno questo trucco a così che tu mi dai 3 euro. Oppure dite, meglio che non ci guadagnate tanto, perché sennò i miei iscritti diverranno molto pochi. Sì, sì, molto molto pochi, ma molto pochi. Quindi voi non lo fate ovviamente, questo è un trucco che vi stupirà i vostri amici, è facilissimo da imparare, come ho detto è facilissimo da imparare, l'ho detto, certo che l'ho detto, e ora infatti il trucco è finito. Quindi ricapitolando, ora, cioè, ovviamente vi spiego come riconoscere la carta, no, che trucco è. E allora, ricapitolando, mettere un mazzetto pari, un mazzetto dispari, unirle, ma sovrapporle in questo modo, da. Poi farne due gruppi, voi dite che è super giù uguali, ma in verità era che quando finiscono le dispari e incominciano le pari, ovviamente voi furbi dovete avere le carte pari quasi ugualmente a quelle dispari. Il numero dovrebbe essere così, dovrebbe essere così. E quindi nel mazzo delle carte pari, mi ricordo, sì, delle carte pari, sì, andremo a cercare quella dispari, ok? Andiamo a cercare quella dispari, e quella dispari è il 3. Ora è venuto proprio qua all'ultimo, ma poteva essere anche qua. Aspetta, mischiamo. Non ci sono trucchi. Ecco, vediamo. Quindi 10, 10, 2, 10, tutte le carte ovviamente. 10, 2, 8, 3. Che è dispari? Ok, e le conoscete un po' di questo. Quindi ora io vi leggerò nella mente. E per magia troverò la carta. E infatti era il 3 di cuori. E in questo mazzo, ragazzi, è ugualmente uguale, sì, perché questo è con tutte le carte dispari. Voi dovete cercare la caccia al tesoro, la caccia alla carta, diciamo. Sì, al tesoro, perché è un tesoro trovare la carta di un vostro amico. Quindi andate, ecco, e questa era la carta, sì, mezzo a quelle dispari, il 6 è la carta pari. Vedi, 3 dispari, 3 dispari, asso A è 1, vuol dire dispari, 5 dispari, ok, e 6 è pari. 6 diviso 2, 3. Quindi andremo a togliere questa carta e miracolosamente avremo indovinato le due carte, ragazzi. Le due carte. Il 3 di cuori e il 6 di picche. Ci
salutiamo anche quest'oggi e ci vediamo al prossimo video di Dagloba 5, 5, 6, 6, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, mettete un mi piace e iscrivetevi. Iscrivetevi.